Avvocato Francesco Nevoli, lei rappresenta qui l'USB, costituitasi parte civile. Si riparte? Qual è un po' l'atmosfera, lo spirito? Sì, l'USB è costituita parte civile in questo processo sin dalle sue prime battute e si è costituita in tutte le sue articolazioni territoriali, quindi come USB nazionale, regionale e provinciale Taranto. Che cosa sta succedendo oggi? Le schermaglie che un po' tutti prevedevamo tra procura e le varie difese degli imputati, perché è necessario, indispensabile individuare il momento preciso da cui quest'udienza preliminare, che è assolutamente anomala, come non ha mancato di rilevare lo stesso giudice, quest'udienza preliminare deve ripartire, perché si discute se deve ripartire dal momento delle discussioni delle parti o addirittura dal momento antecedente, cioè quello relativo agli atti introduttivi, e quindi se si può in questa fase nuovamente riparlare dell'ammissione delle varie costituzioni di parte civile. Quindi ci sono queste schermaglie dal punto di vista tecnico che dovranno essere necessariamente risolte dal giudice che si sta riservando, sta entrando in camera di consiglio proprio per sciogliere questi nodi procedurali. Avvocato Nevoli, l'uomo della strada, la gente ha il timore che poi possa finire, come si suol dire, tutto a tarallucci e vino, nel senso che potrebbe intervenire la prescrizione. Questo è veramente, potrebbe essere una spada di Damocle che poi avrebbe una valenza non solo, diciamo, giudiziaria, ma anche, mi permetto di dire, morale, perché poi dinanzi a certi scempi che sono stati compiuti, un monito ci vuole, una risposta ci vuole. Diciamo che qui sono contestati reati di varia natura. Mi sento di dire appunto l'uomo della strada, al cittadino che magari è digiuno di cognizioni giuridiche, che ci sono determinati reati che sono ben lungi dal prescriversi, e mi riferisco per esempio al disastro ambientale, ma ce ne sono altri che potrebbero effettivamente incontrare questo problema, e quindi delitti contro l'amministrazione della giustizia, di cui per esempio risponde, tra gli altri c'è anche il nostro sindaco di Taranto che risponde di abuso d'ufficio, quindi quello effettivamente è un reato che potrebbe essere falcidiato dalla prescrizione, quello come altri.